Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale e mi scuso anticipatamente per uno o due video giornalieri saltati, ma non sono stato bene per niente, proprio influenza di quelle pese, ma pese serie. Allora, Daily Run con Eden, che è un oggetto che fa cagare. Però abbiamo... No, non dovevo prenderlo subito. Vabbè. Niente. Allora, ok, questo non lo sapevo. Bello, due bombe. Aspettiamo a prendere quel cuore così. Abbiamo un danno che fa pena a livelli catastrofici. Fortunatamente dobbiamo arrivare solo da mamma, perché... Scusate se lo faccio, ma è rischioso qua. Ok. Ma qui c'è un'altra possibile tinted, volendo. Mamma mia, neanche le mosche nere. Uccido, perfetto. Vi chiederete perché l'ho fatto. È abbastanza semplice. Perché così sono quasi certo che... fatto comunque bene a non usare la bomba nell'altra tinted. Lucky foot, lucky two, scusate. Qui c'è la possibilità di bomba, poi qui possiamo, volendo, usarla. Oh, un'altra tinted, caccamolla. E dove la usiamo? Allora, la sicurezza di un cuore, la possibilità di due cuori blu, di uno small rock che ci salverebbe la vita. Facciamolo, va. È comunque andata meglio. A questo punto vi prendo tutti i cuori e via. E ci abbiamo ben 7 cuori al primo piano. Vediamo se ci abbastano per non morire, perché questo danno, secondo me... centinaio di danni dal boss li prendiamo, a meno che non è mostro. A quel punto si può anche pensare di sopravvivere, e invece no, è proprio il più stronzo dei stronzi. Non so quanto duri per i boss questa cosa, poco. Porca troia, quanto spara veloce. L'unica speranza è che si avveleni, perché di sto passo non andiamo molto lontano. Ancora non si è avvelenato. Niente. Nope. Ok, un po' li hai uccisi tu almeno. Sì, avvelenati, sì. Peccato che il veleno credo che scali col mio veleno, col mio danno, e quindi fa un cazzetto di danno proprio. Mamma mia, che agonia. Ecco, magari se tu seguissi un pattern più concreto. È anche difficile illuminarlo, sto merda. Niente, proprio
Dai, 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 muori. Vaffanculo. Cioè, guardate quanti cazzo di danni ho preso. Cioè, è imbarazzante sto boss. Sarei morto, senza cuori blu. Oh, santo Dio. Almeno sparo un filo più veloce, ma... è veramente ridicola sta cosa. Poi non poter uccidere in maniera rapida tutta questa gente è un problema, è veramente un casino. La survivability non serve a un cazzo senza il danno. C'è una chiave da qualche parte. Non so dove, ma... ah, è lì in mezzo, credo. O mi caghi 100 bombe o dubito che potrò prenderle. Salta, ok. Adesso basta saltare, che se no è un casino. Speriamo ancora più veloce. Bene. Assolutamente sì. Mia, 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 mia. Almeno avveleno. Non è tanto, ma... vista la ridicola quantità di danno che facciamo. Oh, arena molto piccola. Qui abbiamo il culo che si... Avvelenati. No. Cazzo, gliel'ho spostata io. Sarebbe morto. Vediamo dove ci porta tutto questo. Scendiamo. Allora, Catacombs 1. Oh, merda. Allora, la possibilità di gappi è alta. Se... merda. Abbiamo detto possibilità di gappi abbastanza alta. Queste sono le cacche che hanno meno HP in assoluto e non muoiono subito. Cioè, questo è tutto dire della mia potenza proprio. Bello schifo. Santo veleno, cioè proprio santo. Ci vorrebbe la coda. Trovassi la coda. Non è malissimo. Bella merda, complimenti, bravo me. Pestilence, tu non ti avveleni, vero? Credo. Ragion veduta, visto che spargi... ma...
Guarda, bisogna farlo apposta. Non venire qua. Non qua, non qua, non qua. No, spargi pure veleno ovunque, eh. Fai come se fossi a casa tua proprio. Questi sono un po' più gestibili rispetto ai sanguisughe in quest'arena di merlo. Mamma mia, non ci si capisce niente, questa arena è piena di buchi. Tutti avveleni però, vero? Per brevi lassi, ma ho visto che ti avveleni. Ball of bandages, ci sta. Finalmente un'attiva decente. Vai, tutto tuo. Poi vediamo se c'è altra roba per te. Sono lentissimo proprio. Qua è tutto tuo proprio. Dai, cagaragni, fai quello che devi. Ok. Qua siamo già stati. Ottima chiave. E mi conviene usarlo Mega Blast. Se no mi conviene usarla tipo il livello prima del cazzo. Non devo perdere cuori perché non ne ho. Senti, facciamo così. Ah, non posso più. Basta. Ok. Qui ci può essere un cuore, quindi ci provo. Steam sales. Ma che cazzo faccio pure io? Un peccato. Non so neanche dove potrebbe essere. Potrebbe essere qua. No. Quindi potrebbe essere qua. Shield Tears. Va bene. Sembrano solo più grosse, ma in realtà nope. E l'altra potrebbe essere qua. O qua. Ma no, forse in quella stanza di merda. Vabbè. Va bene, va bene. Allora, lì non abbiamo comprato niente. Qui non ci penso minimamente. Quindi abbiamo questo, questo, questo. The Chariot, The Temperance, magari un po' di soldi, ok. Prendiamo un cuore. Facciamo già dal boss, ok. Preferirei di gran lunga. Di gran lunga caricare l'aggeggio lì. Fortuna che scudano, perché sennò. Niente. Questi non si avvelenano? È nuova. Ah, infatti, era nuova.
Ma prima o poi qualcosa ce lo trovo, eh. Tutto sto culo, cioè, c'ho più 2,20. Che cazzo vuol dire più 2,20, ma vabbè. Non so come scalino i decimali sulla fortuna. Tuo. Stanze inutili. Merda. Fa anche un cuore intero, credo. Come ha fatto a colpirmi che stavo shieldando? Stanza è un'agonia. E invece questa è proprio. È tutto bellissimo proprio. Ho avuto un po' paura, devo dire la verità. Vabbè, non sapremo mai dov'è la stanza degli oggetti. Quindi o è su o è giù qua, dai. Non vado via senza vederla. Ok, era su. Grazie, Cube of Me. No, Ball of Bandages lì. Allora, non puoi essere un Helldown. Ok, onesto. E Telepils sappiamo che è quello. Tu non puoi essere Helldown, puoi essere Puberty. Worst object ever. Se tu mi avessi dato un cuore sarei stato un pochino più felice, vagamente. Però vabbè. Non è che si può sempre. Quindi qua c'è la stanza super segreta. Cioè, la stanza segreta. Che devo fare? Aumentato il danno, però mi ha rallentato le lacrime, va bene, ci sta. Almeno ha aumentato un po' il danno, perché sennò era grave la cosa qua. Ah, fa morire. Tu? Uno lo prendo io. Uno lo prendi tu. Adesso ti lascio tutti, 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 giuro. Merda, sono tanti, eh. Di solito c'è la stanza segreta. C'è pure rischiato di colpirmi, non si sa come esattamente, ma l'ha fatto. Riavvelenati. Dai, è tempo. Ok. Bello. Oh, mazza. Tutte pillole incredibili. Ma grazie.
il fastidio. Una daily pessima proprio. Pure. Almeno una era una mosca. Mettiamola così. Quanti sono? Ah no, ancora tu. Tuo, tuo. Bravo. Per una volta. Che brutta storia. Che brutta stanza. Che brutta storia. Ci perdiamo la vita. Speed up. Sembra interessante. Ghost baby. Boh, meglio di niente. Meno uno spara ogni tanto. Esserci la stanza per andare da Mega Satana, da The Lamb, non lo so, forse. Perché a quel punto ci riusciremmo. Mi sembra onesto, no? Ho ricevuto solo bombe ragni fino adesso. Forse non c'è quella stanza. La butto lì. Non ho mai ancora ricevuto niente di utile. Boh, le guardiamo tutte ormai le stanze. E infatti c'è. Fare la porcata.
Ho fatto una cazzata. A questo punto cerchiamo di sfruttare al massimo le potenzialità. Allora, vediamo se ci caga qualche altro cuore blu. Interessante. Mi sta bene. Un attimo solo. Rieccoci. Scusate, ma il figlio ogni volta che registro si deve svegliare per forza. Vediamo se riesco a cagare fuori per puro caso altre cose interessanti. Non so, non ricordo, non voglio rimanere nella mia ignoranza. Questa la riprendo. Mi refullo e cerco di andarci da mega Satana a sto punto. Cioè da Darkroom. Qui, se due oggetti ci fanno la grazia, bene, altrimenti ciccio. Esattamente ciccia. Perfetto. Quindi noi moriremo come coglioni un'altra volta in Darkroom. Questi poi spawnano come solo Dio lo sa. No, l'unica speranza è poter arrivare abbastanza avanti e poi usare la testa. Se droppasse delle batterie a sto punto. Niente, non mi si rallenta, è il pupo. Tuo. Vai. Questi in salvele. Ok. Dicevo, strano in salvele. Non è da loro. Merda, l'avevo visto, l'avevo anche letto il movimento. Ma ero perpendicolante. Perpendicolare. No, ok, non credo che ne usciremo vivi. Assolutamente no. Questo qua è di uno stronzo di quelli tossici proprio. Quando caga quelli. Ah, è vero, posso rallentarlo. E mi colpirebbe lo stesso, chiaramente.
Se fossi certo che fosse di qua, farei una cosa del genere. Ma dovrei essere certo. Vai tu. Ok. Anche questo è tuo. Ti odio. Senti, a sto punto cominceremo. Ma questo è uno speed up, lo so. Questo non lo so. Questo è un sacco di roba. Vertro, Agalaz, Joker. Un attimo, posso avere Mega Satana alla metà delle cariche? Ma funziona. Non lo so. Sì, però sbrigati. Che brutta cosa. Ok, questi si colpiscono da soli, quindi un po' di giustizia divina c'è. Il problema è che c'hanno 7 milioni di HP. Senti, ma almeno uno morire. Uno. Ah, già. È un filo più fattibile così. Allora, adesso le bombe possono diventare interessanti, eh. Ma qui c'erano rimasti un po' di soldi e dei sacchetti. Vediamo se batterie. The Emperor. Non funziona come credo, vero? Beh, però con 3 di fortuna qualcosa potrebbe cagare fuori, eh. Desse un questo possiamo prendere, ci siamo capiti. Beh, quindi puoi saltare. Ok, possiamo andare dal boss a questo punto. E salutarci così. Dai, fammi prendere. Dai. 193esimi al mondo. Incredibile, non c'è andato nessuno in Darkroom. Nessuno ci ha pensato. E alla fine era anche fattibile, trovando il Void. Va bene ragazzi, questo è quanto. Come avete visto, siamo finalmente tornati in top 200 al mondo. E ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.